Il mistero dell'autogrill è un giallo per addetti ai lavori, ma comincia ad avere i contorni del feuilleton popolare. Libero in 3 minuti. Autorevole, attuale, da ascoltare. Scena del delitto, la piazzola dell'autogrill di Fiano Romano. Giorno del delitto, 23 dicembre 2020. Ore decisive per la caduta del governo Conte 2 a favore del Draghi 1. Personaggi interpreti: Matteo Renzi, Marco Mancini, allora capo dei servizi segreti italiani, e una signora, una professoressa, che sostiene di essersi trovata lì per caso. Trama: una signora fotografa e filma l'incontro tra Matteo Renzi e Mancini. Mesi dopo, quegli scatti finiscono alle redazioni di Report, il programma di Rai 3, e del Fatto Quotidiano, che fanno subito partire la gran cassa. Su che cosa stavano complottando il capo di un partito, Renzi, e il capo degli 007, Mancini? Forse di come far cadere il premier Giuseppe Conte? Da subito Renzi non crede alla storiella della signora capitata lì per caso, lascia intendere che ben altra è la verità. Da allora è un susseguirsi di accuse contro accuse e di colpi di scena. Io non ho studiato le carte, ma mi butto nella mischia. Mettiamo che uno di noi si fosse trovato nella situazione della professoressa in una stazione di servizio dell'autostrada. Bene, credo che, una volta avvistato Renzi, che era l'unico volto noto tra i due, avremmo potuto fare 3 cose. La prima, fregarcene, non fare nulla. La seconda, ma guarda, c'è Renzi, scendo dall'auto e vado a salutarlo, chissà mai ci scappi un selfie. La terza, Renzi? Mo gli scatto una foto che poi la metto sui miei social. Guardate amici che incontro ho fatto oggi. Niente di tutto questo. La professoressa si comporta in un modo anomalo. Per 25 minuti scatta foto e filmatini. Strano, no? Ma che titolo? Non si capisce. Come non si capisce? Perché solo mesi dopo contatta un giornalista del Fatto Quotidiano per offrirgli il materiale. Quasi lei sapesse chi fosse l'uomo che stava parlando con Renzi, cioè non uno qualsiasi, ma il capo degli 007. No, non le carte, bensì la pura logica dice che questa storia dell'avvistamento casuale non sta in piedi. E allora il mistero si infittisce, perché saremo di fronte a qualcosa di poco chiaro, non escludo, a servizi segreti deviati che volevano mettere in difficoltà sia Renzi che Mancini. Insomma, la classica storia italiana di guerre sotterranee tra logge e lobby di potere, di cui mai, di solito, si viene a capo. Anche per oggi è tutto, appuntamento a domani a partire dalle ore 6.